conto corrente per partita IVA. In questo video ti racconterò tutto quello che ho imparato su questo argomento e la mia esperienza personale. Proverò quindi a spiegarti quando è obbligatorio un conto corrente aziendale, quando e se conviene aprire un conto corrente per la propria attività, quali sono i rischi di chi non ha un conto business e quali sono alcune delle alternative oggi disponibili per chi ha partita IVA in Italia e non solo. Teoricamente imprenditori e professionisti non hanno l'obbligo di aprire un conto corrente aziendale, un conto corrente business per la partita IVA. Possono quindi utilizzare tranquillamente il loro conto personale, che sarà utilizzato, come si dice in gergo, per un uso promiscuo, ovvero sia per le spese familiari che per le spese e gli incassi derivanti dalla propria attività. Questo è vero per liberi professionisti, ditte individuali e persone che aprono o che hanno aperto partita IVA in regime forfettario. Nel caso in cui abbiamo invece una società o nel caso in cui il nostro volume di fatturato anche come ditta individuale è piuttosto elevato, saremo obbligati ad aprire un conto per la partita IVA, un conto business. Ti ho detto ad inizio video che avrei condiviso con te la mia esperienza e infatti io stesso, quando ho aperto partita IVA, ho cominciato utilizzando il mio conto corrente personale. In realtà ho da subito aperto un secondo conto corrente dove andavo a versare quelle che erano le tasse che avrei poi dovuto pagare. Per ogni fattura emessa quindi mettevo da parte una determinata cifra, o meglio una percentuale, che mi sarebbe servita poi per andare a pagare le tasse o i contributi INPS. Dopo qualche anno la mia banca mi ha quasi costretto ad aprire un conto corrente aziendale, ed anche se non è obbligatorio, è meglio avere un conto per la propria partita IVA, un conto business, per diversi motivi. In particolare, un conto aziendale ci permette di avere una maggiore trasparenza in caso di verifica o accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Questo perché in caso di verifica dobbiamo essere in grado di giustificare tutti gli incassi e quindi le entrate ed ogni movimento del nostro conto corrente. Se non abbiamo modo di giustificare in particolare le entrate o gli incassi del conto, magari perché abbiamo fatto un versamento in contanti in seguito ad un regalo o a diversi regali che abbiamo ricevuto, il fisco potrebbe imputare quegli incassi e quindi quelle entrate a delle fatture che non sono state emesse. Un conto aziendale inoltre ci permette di avere un quadro preciso della situazione finanziaria del nostro business, della nostra attività. Grazie ad un conto aziendale possiamo infatti capire più facilmente quali sono le spese legate alla nostra attività, quanto incassiamo e come sta andando effettivamente la nostra attività. Bisogna però essere consapevoli del fatto che molti conti aziendali, e soprattutto quelli tradizionali, hanno dei costi decisamente superiori rispetto ai costi di un conto corrente personale. Per questo motivo, teoricamente, non avendo alcun obbligo di aprire un conto business, possiamo comunque aprire un conto personale da utilizzare esclusivamente per la nostra attività e la nostra partita IVA. In questo modo avremo ugualmente un conto dedicato all'attività che ci permetterà di tenere traccia di entrate e uscite e di conoscere in ogni momento come sta andando il nostro business. Come ti dicevo prima, io stesso dopo qualche anno sono stato quasi costretto dalla mia banca ad aprire un conto business, ed in realtà di conti correnti per la partita IVA o conti correnti aziendali negli anni ne ho provati numerosi, sia tradizionali con Unicredit e Credem che conti online. Su questo canale ho pubblicato diversi video dedicati ai conti business, fra cui il video su Hype Business, che ti lascio linkato qui sopra nelle schede e qui sotto in descrizione, che fra l'altro in questo momento ha attivo un'offerta speciale fino al 31 dicembre che permette ai nuovi clienti di ottenere un bonus di 50 euro se in fase di apertura conto utilizzano il codice 50biz e ricaricano il conto con almeno 100 euro. Ho parlato anche di Revolut Business in un altro video che ti lascio linkato sempre qui sopra nelle schede, e poi ancora di Blank, che attiva una promozione che permette di provare il suo conto aziendale gratuitamente per 4 mesi, oppure Finom, che ci offre un mese di prova per il suo conto business, che offre anche dei servizi dedicati a chi ha partita IVA. E devo dire che da qualche tempo a questa parte preferisco i conti online e i conti tradizionali, sia perché hanno costi più contenuti, sia per le funzionalità che spesso sono più evolute rispetto a quelle offerte incluse nel canone di un conto corrente per partita IVA tradizionale. Come si fa dunque a scegliere un conto corrente per la propria
propria attività. Ci sono alcuni aspetti che a mio avviso vanno valutati attentamente, ovvero prima di tutto costi e commissioni. Questi possono andare dal canone mensile alle commissioni su operazioni come bonifici e bonifici istantanei, commissioni sui pagamenti oppure sui prelievi. Poi ci sono i costi per le carte aziendali, quindi le spese di emissione o il canone mensile ed annuale della carta di debito, la possibilità per chi ne avesse bisogno di richiedere una carta di credito, oppure i limiti di operazioni gratuite, di prelievo e di deposito. Dobbiamo poi valutare quelli che sono gli strumenti digitali offerti, le funzionalità dell'app e le funzionalità e la semplicità d'uso dell'internet banking. È molto importante inoltre valutare se sono disponibili delle integrazioni con software di contabilità e quindi per condividere magari alcune informazioni con il commercialista, oppure servizi aggiuntivi come il fido bancario nel caso in cui avessimo bisogno di un prestito, o ancora la possibilità di richiedere il POS o di accettare pagamenti digitali. Bisogna inoltre valutare quella che è la qualità del servizio clienti e l'affidabilità della banca. Un ultimo aspetto da non sottovalutare per chi è alla ricerca di un conto corrente per partita IVA o conto corrente aziendale è la presenza dell'IBAN italiano. Questo perché ad oggi è obbligatorio in Italia pagare gli F24 tramite modalità telematica e l'Agenzia delle Entrate addebita gli F24 solo su IBAN italiani. Per adesso io mi sto trovando molto bene con il conto Hype Business, che fra l'altro offre bonifici ordinari ed istantanei gratuiti, pagamenti di F24 semplificati e istantanei gratuiti, tax manager per stimare e accantonare quelle che sono le imposte, micro assicurazioni incluse, una carta World Elite Mastercard e zero costi di attivazione, oltre all'assistenza 7 giorni su 7 anche tramite WhatsApp, chat oppure email. Ma qui sotto in descrizione ti lascio un link con vari approfondimenti ed una pagina dove aggiornerò le varie offerte, promozioni e funzionalità dei conti per partita IVA o conti correnti aziendali, con un particolare focus sui conti per partita IVA online. Io spero che questo video ti sia stato utile, ti abbia dato tutte le informazioni che stavi cercando e ti invito, se hai dubbi o domande, a lasciare un commento qui sotto. Ti invito inoltre a condividere la tua esperienza con i conti per partita IVA e soprattutto a mettere un pollice in su, iscriverti al canale ed attivare la campanella. Noi ci vediamo, se vorrai, con un nuovo video su questo canale.